I supporti in ceralacca contengono la registrazione del poema sinfonico Rêve de France, composto durante il secondo conflitto mondiale in un campo di concentramento. Autore il francese Maurice Auré, che nello stesso lager, lo Stalag B. Fürstenberg & Oder, diresse la prima esecuzione affidata ad un'orchestra di cui facevano parte gli stessi internati. Dopo la guerra, Maurice Auré, sopravvissuto, tornò a Lille, riprese il ruolo di direttore dell'Orchestra Sinfonica della Radio e presumibilmente tra il 54 e il 55 registrò questa sinfonia per la Radiodiffusion Française. Ricerche presso la SACEM, la SIAE francese, nonostante ci fosse una cartellina che recava il nome della Rêve de France, portarono alla amara scoperta che neanche una copia della sinfonia era rimasta presso gli archivi della SACEM. I dischi erano custoditi dalla figlia del compositore, poi recuperati dal maestro Lotoro, da 30 anni impegnato nelle ricerche sulla musica concentrazionaria. Nessuna traccia invece delle partiture, oggi oggetto di una ricostruzione da parte dello stesso Lotoro. I dischi originali invece sono stati affidati allo studio Sorriso di Bari, presentavano gravi segni del tempo, muffe, graffi, cristallizzazioni e altre anomalie che con un intenso lavoro di recupero hanno consentito a Rêve de France di rinascere. Abbiamo potuto utilizzare sistemi ad ultrasuono per il lavaggio, ma io ho preferito usare le mie mani per avere una massima cura. Ho preferito veramente avere un contatto molto diretto e quindi guardando al microscopio lo stato del solco. Tra l'altro un solco che, come molti sanno, è tre volte più grande di un comune solco di un 33 giri, un vinile attuale.